Il Dipartimento dei Libri e Manoscritti nasce nel 2017 e da subito diventa un punto di riferimento per i collezionisti sia italiani che internazionali. Fin da subito abbiamo ricercato libri e manoscritti che fossero soprattutto rari, in buono stato di conservazione e possibilmente che avessero anche una provenienza importante o interessante. Il catalogo d'asta è sempre un po' un ricominciare da capo, come se fosse un foglio bianco su cui andare a costruire quella che sarà poi la prossima vendita. Per valorizzare al massimo i lotti, cerchiamo sempre di mantenere una selezione contenuta e molto curata, che fa sì che i nostri cataloghi diventino un'occasione imperdibile per i collezionisti. Il nostro dipartimento è sicuramente molto trasversale, perché ci occupiamo di beni che vanno dal Medioevo e Rinascimento fino ai libri d'artista del Novecento. Così facendo abbiamo anche a che fare con una tipologia di collezionisti che varia molto, perché ci sono gli appassionati bibliofili che sono sempre a caccia delle prime edizioni a stampa, ma anche i collezionisti di arte contemporanea che si affacciano al mondo del libro d'artista, che in questi anni sta crescendo sempre più. Il momento dell'asta è sicuramente il momento più intenso, ma è anche una delle cose che mi piace di più, perché è proprio quel giorno in cui si vede il risultato del nostro lavoro svolto nei mesi precedenti e in cui tutti quegli oggetti che sono stati messi in catalogo acquistano il loro reale valore. E abbiamo un venduto che supera il 90% dei lotti e una rivalutazione delle stime di partenza che addirittura supera il 100%. Delle vendite degli ultimi anni ricordo in particolare due lotti. Una era una splendida copia di una Divina Commedia stampata a Venezia nel 1477 e l'altra invece una Bibbia Sacra illustrata da Salvador Dalì. Entrambi partivano da una stima di 40-60.000 euro e il primo ha venduto per quasi 100.000 mentre il secondo per quasi 90.000 euro.